Buonasera, buonasera, copertina di cuore rosso-nero doverosamente dedicata al gol di Manuel Turchi, davvero all'ultimo istante che ha consegnato l'1-1 alla Virtus contro il Palermo, un pareggio comunque meritatissimo perché la Virtus ha giocato meglio, molto meglio della formazione rosa-nero. Parleremo anche di questo, ma soprattutto questa sera parleremo di questo attesissimo derby del Guido Biondi tra la Virtus e il Pescara, derby che è in programma in posticipo domenica a 12:30. Ne parleremo con i nostri ospiti, con quelli di questa sera. Prima però buonasera Giulia Firmani. Buonasera a tutti e ricordo a chi ci segue da casa che per interagire con noi avete due possibilità: via sms al 320 86 18 131 o via telefonata al 0871 58 73 230. Questa sera, in questo appuntamento così importante, tre giorni prima del derby così aspettato del Lanciano Pescara, quasi alla vigilia di questo derby, abbiamo con noi in studio Simone Serrano, addetto stampa della Virtus. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Simone, buonasera, benvenuto. Grazie. E non poteva mancare, sempre in questo appuntamento così importante, Tiziano Coccia. Ciao, buonasera. E allora, benvenuto ancora Simone, insomma c'è già clima di derby, mancano 2 giorni e mezzo circa, però prima Tiziano vogliamo così chiudere la breve parentesi che dedicheremo questa sera alla sfida di sabato scorso contro il Palermo, una sfida che è terminata 1-1, però dicevo, lo ricordavo, anche se il gol di Manuel è arrivato proprio all'ultimo istante, all'ultimo respiro, insomma una sconfitta sarebbe stata una vera e propria beffa, no? Ma certamente, direi che il primo tempo il Lanciano ha giocato benissimo, il primo tempo non è esistito il Palermo, una squadra che non è mai riuscita a superare il centrocampo, non ha mai tirato verso la porta, il Lanciano ha giocato bene con bei fraseggi, tutti i tocchi di prima, ci sono state 2 o 3 buone opportunità non sfruttate purtroppo dagli avanti, la squadra ha giocato come dicevamo giovedì scorso con ritmo, ha messo in crisi una squadra soprattutto nel primo tempo come il Palermo, ha speso tantissimo, cioè perché il primo tempo il Lanciano ha speso veramente tanto, infatti in tribuna stampa si parlava chissà se il secondo tempo la squadra riuscirà a reggere questo ritmo. Secondo tempo direi che è stata un'altra partita perché nel primo tiro in porto, proprio nella prima volta che ha superato il centrocampo, un bel gol di testa, però sugli sviluppi di calcio d'angolo è stato bravo Belotti a incorrere questo pallone. A quel punto il Palermo ha dimostrato di essere forte, sull'1-0 dimostrato perché non ha concesso molto, la difesa che generalmente è anche lentina, però sono tutti giocatori che arrivano dalla Serie A, hanno tenuto bene gli avanti del Lanciano, ha saputo gestire la gara e il Lanciano un po' è calata dal punto di vista fisico perché aveva speso molto, anche dal punto di vista morale perché non si aspettava quel gol così a freddo, però poi questa zampata nel finale ha dimostrato che la squadra ha coraggio, non molla mai e crede fino alla fine nel risultato. Simone, gare come queste secondo me si perdono soprattutto invece che pareggiarle, vero? Invece ha avuto questo slancio, questa forza di la Virtus di pareggiarla, che sì, non è sì, poco, no? Sì, sì, ma quest'anno questa è la nostra forza, cioè crederci fino in fondo,
non mollare mai. E Manuel poi è uno specialista dei gol all'ultimo minuto, anche quest'anno con il secondo che realizza, sì, no? Con Novara, anche se gli eravamo sul 2-0, lui ha realizzato il 3-0, risultato quasi acquisito, però col Palermo, sì, perdere quella partita sarebbe stato troppo, perché avevamo dominato il primo tempo. E allora guardiamo avanti, Simone, c'è questo derby attesissimo soprattutto dalle tifoserie. Voi a Lanciano avete polverizzato letteralmente i circa 1800 biglietti, poi ci direi tu le cifre, i numeri ufficiali, oltre naturalmente ai 1700 e passa, quasi 1800 abbonati, li avete polverizzati questi italiani in pochissime ore, no? Già da lunedì, sì, martedì. Martedì sono state aperte le prevendite. La prevendita alle 10 di mattina, tempo 2 ore e mezza, gli italiani erano tutti finiti, cioè un record storico penso a Lanciano. Ci vorrebbe un Biondi più ampio. Sì, sì, per ora ci dobbiamo accontentare. Quindi in totale, anche i biglietti che avete dato invece alla tifoseria ospite ai biancazzurri. Sì, in Pescara. Totale, compresa la curva del Pescara, saranno circa quasi 5.000 persone. Quindi, più gli accrediti, saranno oltre 5.000. Quindi circa 1.200 e passa, sì, nella curva nord, diciamo quella degli ospiti, sì, altrettanti nella curva sud. E poi tribune circa 2.000? Sì, tribune 2.000, distinti più o meno 500, sì, 600, 600 più o meno. Insomma, totale circa 5.000. Sì. Non sappiamo se sarà il record dei record, però insomma no, ci si avvicina molto. Come numero di presenze non è il record, anche perché in Serie B c'è, sì, una capienza inferiore rispetto a quando c'era la C1. Per motivi di sicurezza, no? Per motivi di sicurezza, quindi come numero di presenze sicuramente inferiore. Forse come incasso sarà un bel incasso, che già col Taranto nei playoff ce n'erano di più, ma anche in Serie D ci sono state delle partite ancora con più pubblico, ma questo solo perché c'era possibilità di vendere più biglietti. Oggi purtroppo non c'è stata questa possibilità. Prima parlavo proprio con col Bar Micolucci, dove è il punto vendita dei tifosi, mi diceva Franco che sta ricevendo, è un continuo al telefono della richiesta di biglietti, un po' da tutto l'Abruzzo che arrivano le richieste, però lui, certo, non ha. Allora, vogliamo vedere, già arrivano, cominciano, sì, ad arrivare gli sms, poi ci non sono, c'è anche la possibilità. Non è per il derby, ma chiedono come sta Piccolo. Allora, qui c'è Simone. Allora, sì, Piccolo, io vengo da Lanciano giusto per la trasmissione, si sono allenati oggi pomeriggio al Memmo, Piccolo si è allenato, è rientrato in gruppo questa settimana, oggi quindi si è allenato. Comunque è a disposizione. Sì, sì, oggi si è allenato bene, l'ho visto bene in campo, quindi sarà a disposizione, ora aspetta il mister se, certo, schierarlo dal primo minuto oppure in corso d'opera. Il suo apporto sarà importante, secondo me gioca, no, poter contare. Secondo me gioca, se sta bene gioca, perché c'è bisogno di uno come più domenica, un po' di movimento, di fantasia, sì, di in avanti, sì, con, no? Una squadra esperta uno come il Pescara, abbiamo visto anche contro il Palermo, tanta volontà degli avanti, però quando stringi, cioè, questo è uno dei pochi che intanto sa saltare l'uomo. Ricordo a beneficio dei telespettatori che avete a disposizione anche una linea telefonica 0871 587 3230, naturalmente anche gli sms, vedete in sovrimpressione anche in questo caso il numero di telefono da fare per scrivere i vostri messaggi. Tiziana, a questo punto io direi per alimentare ulteriormente la discussione, di chiamare il servizio preparato da Massimo Profeta sui precedenti tra Lanciano e Pescara, perché Massimo Profeta ha fatto davvero una ricerca molto certosina e puntigliosa con tutti i precedenti tra le due formazioni, naturalmente quando è stato possibile anche con le immagini dei gol. Vediamo questo servizio. Uno sguardo ai precedenti, non un campo per così dire amico ai colori biancazzurri, il Guido Biondi. In 7 partite disputate negli ultimi 40 anni, ovvero dalla 1972-73, 4 pareggi, 2 sconfitte ed una sola vittoria in Coppa Italia stagione 2001-2002. Nelle immagini la rete di Fabio Artico. Ben 4 affermazioni invece nelle stagioni 38-39, prima divisione Lanciano-Pescara B 0-2, 39-40 Lanciano-Pescara B 0-2.
0-1 nel 1950-51 campionato interregionale, la vittoria più larga dei biancazzurri 6-2, 2-0 invece in quarta serie stagione 1956-57, dopo il pari a reti bianche quarta serie stagione 72-73 in campionato Lanciano e Pescara tornano ad affrontarsi in Serie C1 nel 2001-2002. Attisci, che vestiva il biancazzurro, rispose sul neutro di Castel di Sangro Ranalli. L'anno successivo invece storico successo del Lanciano, che prima di quel giorno aveva vinto in terra frentana solo nel 40-41, a solo di Anaclerio, che rifinisce per Ferreira Pinto 1-0, era il Lanciano di Fabrizio Castori. Dopo 5 anni, nuova sfida, stagione 2007-2008, sempre in C1, il Pescara di Lerda sblocca il punteggio con l'ex Franco Micco, che combina splendidamente con Marco Sensovini. Pari rosso-nero sul rigore generoso, lieve trattenuta di Vitale su Giorgetti dagli 11 metri, trasforma Bonvissuto. La stagione successiva a condannare il Pescara sono due ex, Ivan Tisci, con la palese complicità del portiere Giovanni Indiveri, sorpreso nel finale dalla punizione calciata da Carlo Mammarella, grande assente per la squalifica nel derby in programma domenica. L'ultimo incrocio, stagione 2009-2010, prima divisione, match palpitante, bellissimo. Samuele Olivi sblocca di testa, subito dopo termina la partita di Capitan Colussi, doppio giallo nel breve volgere di pochi minuti e Virtus in 10, ma Petterini si eclissa, ne approfitta Morante, tiro cross, Sacilotto in scivolata, precede Med e infila pinna. Ripresa, Pescara in costante proiezione offensiva, di nuovo avanti con Mario Artistico che finalizza il lungo traversone di Bonanni. Sembra fatta, ma così non è. Nel finale il 2-2 firmato di testa da Gaetano Vastola, rete che fa letteralmente esplodere il Guido Biondi. Ed ora l'attesa di un nuovo duello, il primo in Serie B, dunque storico, che sia spettacolo allo stato puro. Insomma, che sia spettacolo allo stato puro, anche perché, come ricordava nel servizio Massimo Profeta, è un derby storico perché per la prima volta accade in Serie B, no? Quindi sì. Insomma, è una cosa importante per la piazza di Lanciano, per Pescara, soprattutto per la piazza di Lanciano. Sì, ma poi non solo perché in Serie B, ma tra l'altro noi siamo terzi, il Pescara è infatti, comunque nei piani alti della classifica. Ecco, volevo chiedere proprio questo anche a Tiziano, no? Volevo coinvolgere tutti e due. Magari a inizio campionato questo derby avrebbe capovolto, no, le posizioni di classifica, invece adesso c'è il Lanciano molto più in alto del Pescara, comunque a 5 punti in più in classifica, anche perché ultimamente il Pescara è andato davvero molto forte, perché altrimenti fino a poco tempo fa c'era un divario maggiore. Ecco qui la classifica: 30 punti per il Lanciano, 25 per il Pescara, che comunque ha fatto un grandissimo recupero. È un derby sicuramente atteso a Lanciano, perché in Serie B, dicevi giustamente, è la prima volta. C'è interesse a Pescara, un po' in tutto l'Abruzzo guarderanno domenica a ora di pranzo il Guido Biondi. Direi che anche per la classifica, per il Pescara questo è il momento migliore del campionato, ha superato la crisi di qualche tempo fa, adesso arriva il Biondi nel momento migliore. Negli ultimi 7 turni, 5 vittorie e 2 pareggi. Per certo. La formazione di Marino. E per il Lanciano direi è questa escalation dall'inizio, c'è stato un momento di flessione, sono arrivate le 3 sconfitte in trasferta, però questa è una squadra che in casa riesce sempre a dare grande forza al suo gioco, è una squadra che in casa sa vendere, come si dice, cara la pelle, quindi sarà difficile per tutto, l'ha dimostrato anche domenica in un momento particolare, riuscire a riagguantare un match al 94esimo minuto, quindi direi che arriva veramente nel momento migliore da un lato, ma anche in un buon momento del Lanciano. È un peccato, dispiace solo che manca il capitano, forse la persona personaggio più Carlo atteso, Mammarella. Perché nel Lanciano Carlo Mammarella non lo sostituisce, a prescindere poi da chi gioca, da chi non gioca, se gioca bene o meno, però un giocatore come Mammarella, poi di San Buceto, no? È abruzzese, alla fascia da capitano. Ha già segnato contro anche, no? Il Pescara, è un ex, cioè è uno di quei giocatori che veramente importante, che non doveva mancare a questo incontro. Questa è una grande perdita per il Lanciano, ma è un grande vantaggio senza ombra di dubbio per il Pescara. Simone, nel corso di questa settimana degli allenamenti ci sono state delle prove da parte del tecnico, magari se ci sono delle punizioni dal limite, dei calci d'angolo, insomma, chi sono i
i tiratori. Uno dovrebbe essere sicuramente, l'abbiamo già visto anche contro il Palermo, Casarini, però ci sono altre alternative, credo, anche lo stesso Buchel. Esatto, sì, Casarini in caso di punizione dal limite come col Palermo, penso che sia lui l'incaricato. In alternativa abbiamo Buchel, se giocherà Paghera, che è un buon tiratore. Turchi per il calcio d'angolo, anche per le punizioni, magari un po' più lontane dall'area, quindi le opzioni ci sono, ecco. Poi permettimi una cosa, sì. Volevo spendere due parole per Germano, per Umberto Germano, che ha esordito quest'anno con il Palermo, ha sostituito Carlo Mammarella il capitano, ha fatto una partita praticamente quasi da migliore in campo. No, ma non si discute quello che dicevo, è ovvio, lui ha giocato bene da 6 e mezzo, ha giocato veramente una gran bella partita, però è un giocatore diverso, il piede del capitano non ce l'ha lui, il calcio d'angolo di Mammarella è insostituibile, la punizione di Mammarella è insostituibile, che anche domenica sono state delle punizioni, però non arrivavano talmente tesi, forti in area, che andavano a saltare sia Menta che Trest, però non c'era quella pericolosità, quella traiettoria nel pallone che poi loro riuscirono a mettere in campo, ecco, in porta, perciò che dico, è uno di quei 2-3 giocatori insostituibili del Lanciano insieme ad Amenta e Trest. E a proposito di Umberto Germano, vediamo cosa ne pensa il mister Baroni su di lui. E cosa ha detto proprio nel corso della conferenza stampa di martedì proprio su Germano, una sorta di investitura, io credo, No, io allora, guardate, io quando faccio queste scelte vengono sempre, non è che me le sogno la notte. Germano sta lavorando da terzino da quando ha messo piede a Lanciano, nel senso che io conoscevo benissimo le sue caratteristiche, ho visto tutte le sue partite e credo che lui possa, se lavora credendo in quello che fa, possa avere un percorso importante in quel ruolo, no? Perché oramai, se andiamo a vedere, tutti i difensori esterni in Serie A sono tutti giocatori che hanno avuto comunque un percorso da attaccante esterno, comunque da... E è un ragazzo applicato, io non avevo dubbi sulla sua prestazione e credo che sia comunque in grado di fare bene. Le altre alternative, lo sapete, lì c'è un ragazzo molto giovane, Nicolao, che sicuramente farà molta strada, che però magari in questo momento 94, pur essendo sta facendo bene, magari, ecco, preferivo magari inserirlo con un percorso diverso. Questo è quello. Le altre alternative sarebbe di spostare un difensore centrale in quel ruolo, ecco perché c'è stata la scelta di Germano, non era una scelta così buttata. Io sapevo che in quel ruolo poteva far bene, anche perché è un ragazzo che ha gambe, veloce, molto, è attento. Quindi vediamo come si comporta, però penso che possa essere riproposto in quel ruolo. Ma chiaro il messaggio di Baroni, cioè, Germano gioca. Stavolta si è anche sbilanciato, certo, quindi gioca. Ti dicevo, una sorta di investitura, sì. Giocherà Germano. La squadra sulla più o meno è fatta, dai. In difesa è fatta. In difesa sì, anche perché è il reparto che ha toccato Decolle, sempre meno. Presta, Menta e Germano. A centrocampo ci potrebbe essere qualche novità, nel senso il ritorno di Paghera, non so. Sentiamo Simone che vede Simone, tutti i giorni la squadra. Allora, le opzioni a centrocampo sono tante quest'anno, sì, si potrebbe iniziare come col Palermo, Minotti, Casarini e Buchel. Si può anche arretrare Di Cecco, il Gioli Di Cecco a centrocampo e mettere un attaccante esterno a tutti gli effetti in attacco. Le opzioni non mancano quest'anno, quindi abbiamo tanti bravi calciatori nella rosa. Ecco. Prima ha detto Tiziano, secondo lui giocherà piccolo in avanti, secondo te? Sì, diciamo che è probabile, è probabile, se sta bene gioca. Esatto. Il giocatore come ti è sembrato in questi allenamenti? Sì, della detto, oggi pomeriggio io l'ho tranquillo, visto, veramente ha fatto due fatto tre tutto, allunghi, diciamo, sì, poi ha fatto due tre allunghi da un'area all'altra, veramente secondo me in forma, quindi va guarda, sì, c'è un SMS, va credo, vero Giulia? Due. Allora, si parla di Bagarini che vendono i biglietti a costi stratosferici. Cosa ne sapete?
E questo forse Simone sa qualcosa, oppure Tiziano, non lo so. Mi sa che ho letto qualcosa pure io, però secondo me è una bufala dal mio punto di vista. Perché, perché i biglietti devono essere nominativi. Cioè, poi ne come sono fai così il bagarino? Pochi, così pochi ne sono, purtroppo. Cioè, come fai il bagarino a vendere un biglietto nominativo? Se è un biglietto falso. Però poi come fai ad entrare con il biglietto falso? Qui entriamo in un'altra sfera. È una bufala, perché non... Con i bagarini, con le normative di adesso, non possono vendere i biglietti, come fanno? C'è altro SMS, Giulia? Non so se è una domanda o un'affermazione. Fate le repliche il sabato mattina? No, il sabato mattina no. No, sabato di questa trasmissione no. Fanno a mezzanotte? Ma in replica, sì, insomma, a mezzanotte, quindi un po' dopo, diciamo. A comunque, questo. Grazie a questo telespettatore che evidentemente ha queste esigenze. Comunque, sì. Tu dicevi la formazione, io penso che a centrocampo, anche a centrocampo più o meno è quello, perché domenica ho visto la migliore sabato la migliore partita di Bukel. A questo punto non è che può togliere Bukel dopo che ha giocato la migliore partita dal mio punto di vista in campionato proprio contro il Palermo. Binotti come centrale sta andando bene, Casarini non lo tocca, quindi diciamo che 2 su 3 sono potrebbe decidere se Minotti, Paghera in mezzo, non lo so, ma molto dipenderà anche da come vede l'atteggiamento del Pescara lui, come, come vede, perché lui ha rivisto tante cassette del Pescara, come fa sempre, come vede il centrocampo del Pescara, quindi secondo me gli esterni saranno quelli, potrebbe variare qualcosa al centro del campo, nella zona nevralgica del campo. Per c'è un altro SMS, Giulia? Sì, adesso iniziano gli spot e c'era di derby. È una cosa c'era bella, di derby, è così, bello pure per questo. Lasciato ogni speranza, i 3 punti sono del Lanciano. E un altro dice: domenica a pranzo, filetto di delfino, imbandite la tavola. Vabbè, quindi e ricorda che c'è questo mezzogiorno di fuoco, tra virgolette, mezzogiorno e mezzo. Insomma. E lo stesso signore di prima vuole sapere le condizioni di Thiam, che sta Thiam, forse la situazione è un po' più delicata, no? Sì, nel senso che tornerà a gennaio, sì, anno esatto. Nuovo. Esatto, Mame ha avuto una influenza, una forte influenza, quindi che ha avuto piccoli strascichi, comunque a gennaio un'infiammazione, tornerà diciamo, di nuovo. Sì, 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 sì. Quindi anche Thiam è un'arma diciamo, su cui Baroni punta molto, il tecnico, sia per la sua gioventù, per la sua vivacità, anche perché insomma è una, sì, un, poi, una sorta di Sant'Antonio, sì, quindi una forza fisica, della natura. Sì. Cioè lui fino al 90esimo esatto. Corre come se fosse il primo minuto. Ricorda il gol con cui è la Virtus a Castellammare di Stabia, un gol di forza. Era già diventato l'idolo del Biondi, perché appena anche quando entrava, appena si alzava dalla panchina scoppiava lo stadio, perché era con queste sue accelerazioni, è uno che trascina il pubblico, è un'assenza importante anche questa. Nuovo SMS per Tiziano, che ne pensi di Mammarella alla sinistra? Mammarella non gioca domenica. Mammarella non gioca. Vabbè, come alla sinistra, come no, Mammarella il suo ruolo è quello là, terzino di fascia, il miglior terzino esterno della Serie B, non senza ombra di dubbio, quindi assolutamente. Purtroppo non c'è, mancherà ancora un'altra partita. Simone, essendo un derby, tu che hai un po' anche il polso della situazione nella zona frentana, Lanciano e dintorni, insomma, si sente, è palpabile questa attesa. Prima dicevi nei bar, no? Si diceva nei punti vendita. Sì, 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 sì. Ma sì la rivalità è più secondo me tra le tifoserie, perché comunque tra le società i rapporti sono veramente ottimi, i Maio conoscono la dirigenza. Si parla di un invito a pranzo dopo? Sì, sì, tra le due dirigenze, ancora penso, no? Che sicuramente faranno qualcosa prima, un aperitivo prima della partita verso mezzogiorno. Per il dopo si devono ancora mettere d'accordo. Secondo me è più sicuro il primo. Dopo dipende dopo molto dipende dalla partita. Cioè chi perde dura poi andare. Beh, però dare la parola e poi insomma rimangiarsela non credo che sia di ma questi guarda, dirigenti. Ti posso dire nelle gare importanti si fa sempre prima, mai dopo, perché prima vai sul sicuro. Cioè, chiaramente se giocavi alle 3 andavi a pranzo, alle 12 e mezza che poi andavi a mangiare alle 11, quindi l'aperitivo secondo me finisce là, ecco la collaborazione. Sì, scusa, ma c'è Giulia che si sta sbellicando dalle risate. Allora facci ridere pure facci a noi, dai. Anche a noi, rendici partecipi. Vediamo questo allora, bel messaggio. Pescare vai a ritirare le reti al porto. Va bene, questo è un altro sfottò, ma ci questa sono, ci stanno. Pescaresi, portate i piselli, Calisec, Cipenzero, Langiano. Ho capito, quindi insomma l'ingrediente principale. Rispondono i pescaresi, vi daremo una lezione di tifo, forza Pescara. Beh, sarà bello delle due cure. Sarà bello, sì.
Le due curve io immagino saranno veramente delle due curve, ci saranno delle sorprese, immagino che entrambe le curve staranno presentando preparando le coreografie. Sai qualcosa tu della tifoseria rossonero? So che si stanno organizzando. Sì, qualcosa stanno organizzando, sì. Ovviamente sarà una sorpresa per domenica giustamente domenica. Non ce la puoi rivelare, altrimenti no. Che sorpresa sarebbe? Esatto. E poi altri messaggi, il mio amico Franco scrive: ho visto in TV una scena che il tuo amico Franco? Sì, perché l'altra volta fatti complimenti. Ah, ok, poi è diventato già amico. Ha visto? Solo amico, ho visto in TV una scena che ci dà tanto orgoglio e dimostra quanta paura aveva il Palermo della Virtus, che lo ha messo sotto e gli ha dato lezioni di calcio. E qual è questa scena? L'allenatore del Palermo ha strillato un suo giocatore perché si apprestava a fare velocemente una rimessa, gli ha detto di farlo lentamente. Vabbè, questa è l'esperienza, no? A cui insomma Iachini ne ha. Sì, infatti Iachini si è lamentato anche nello spogliatoio. Alla fine ha rimproverato un po' i suoi, che dice: sì, Palermo, siamo Palermo, però attenzione, questa è una delle squadre più giovani del campionato. E questo è vero, c'è tanti ragazzi il Palermo che giocano titolare. Credo che la Virtus ne abbia qualcuno in più. Palermo, no? Mi sembra che dopo il lanciare la squadra più giovane, se non sia proprio il Palermo, perché tanti giovani. Dice proprio qualche peccato di gioventù, perché non si può arrivare al 93esimo in quelle condizioni. Non doveva arrivarci il lanciare, infatti l'ha ricordato proprio lui nelle interviste finali. Allora, sì, Silvano da Montesilvano, credo. Sì. Salve a tutti, spero che ci sia un pareggio nel derby. Eviterò di fare a freccette col mio suocero di Lanciano, ma spero che vinca il Pescara. Ah, bella, questo SMS è molto bello, anche se magari il pareggio così di primo acchito potrebbe accontentare tutte e due le squadre, però conoscendo sia il Lanciano che il Pescara si gioca per vincere, no? Sì, un'altra, sì. Simone. Ma certo. Sì, certo, sì, noi giochiamo per vincere come facciamo tutte le partite, d'altronde chi è che vince, chi è che gioca per pareggiare o per perdere? Nessuno, quindi noi puntiamo a vincere. Come Lanciano non deve gestire. Ha risposto il lancianese a Pescarese di prima, sì. Pescare, quale lezione di tifo? Statti zitta da magna di pane. Insomma, ci sarà sicuramente questa sfida tra le tifoserie. Ah, una cosa volevo ricordare, ecco, prendete il caffè domenica a casa, perché i bar di Viale Cappuccini saranno tutti chiusi. Questa è una comunicazione di servizio. Me lo dicevano stasera un mio amico del bar Micolucci, mi diceva proprio che hanno avuto già disposizione dai carabinieri, quindi bar, pizzerie, un po' tutti, quindi dalla mattina non posso neanche aprire il bar, quindi non si può prendere neanche il caffè nei bar a Torlosa. Queste sono delle cavolate del calcio. Altri SMS moderno. Sì, leggiamoli tutti questa sera. Sarà un amico di Militello forse. Mi auguro che nessuno striscione ci sarà per Valentina. Per Valentina? Beh, magari se qualche striscione è bello, perché no? A favore di Valentina. C'è un bello striscione, no? Perché no? È una bella ragazza. Sono gelosi di non avere una presidente così, forse. Ah, ecco, forse sì, questo potrebbe essere il risvolto. Una domanda sia per Simone che per te, Tiziano. Abbiamo detto che, insomma, essendo un derby, il pubblico lo vive in maniera molto sentita e particolare. Secondo voi, i giocatori in campo, per loro è un peso, una responsabilità in più? Come vivranno questo derby dal punto di vista proprio emotivo, che poi è importante l'emotività? Simone? Sì, allora, secondo me, come ha detto anche il mister in poi conferenza, il derby non è una partita come un'altra, perché altrimenti non si chiamerebbe derby. È ovvio che è più sentito, e d'altronde anche tutti, cioè, i tifosi che lo hanno fermato al bar, al mister, hanno detto: mister, devi vincere per forza. Ma secondo me il derby è dei tifosi, il Lanciano lo vive ancora con più amore, con più passione, perché era impensabile fino a qualche anno fa, no? Quando giocavi in eccellenza, facevi altri tipi di derby in Serie D o strada facendo. Oggi è ovvio che è un sogno, ti ritrovi a giocare col Pescara con una posizione anche di classifica migliore, è un derby importante, quindi lo vivi in maniera eccezionale, come è giusto che sia. Le cose belle del calcio sono queste. Il Lanciano, d'altronde, negli ultimi anni rappresenta questo nuovo che avanza nel panorama calcistico, non solo regionale ma direi anche nazionale, quindi viene vissuto in una maniera eccezionale. Il calciatore no, una volta sì, all'inizio entri, ti riscaldi, c'hai più tifo, che già un'ora prima sarà pieno il biondo, però alle 12:30 se giochi col Pescara, secondo me, o giochi col Palermo, non è che col Palermo giochi con la Spallanciano, attenzione, giochi sempre con squadre importanti, in B sono tutte importanti le gare.
finisce per il giocatore il derby alle 12.30 e lo inizia più per il tifoso. Per me è una volta che inizia sono tutte le gare uguali. Pochi minuti di pausa e poi torniamo in studio con la seconda parte del programma per continuare a parlare di questo attesissimo derby. È una squadra che ha trovato la sua chiave di volta, nel senso che ha trovato equilibrio, fa una buona fase di non possesso, quindi è sicuramente un organico importante, è una squadra difficile da affrontare. Adesso vediamo, in settimana noi ci lavoriamo, però ripeto, è molto importante approcciare bene a questa gara senza paura, senza timore, con coraggio, come dico sempre io, che non guasta mai, però anche con grande rispetto, perché è una squadra forte. Quindi noi lo sappiamo, ci teniamo in casa, non perché non fuori casa non vogliamo far bene, però sappiamo che la partita è importante e io cercherò di prepararla nella maniera giusta, anche dal punto di vista emotivo, perché poi il rischio che puoi correre in queste gare è solo quello di topparle dal punto di vista emotivo, e non dobbiamo assolutamente fare questo errore. E allora, proprio sull'emotività, insomma, Baroni batte molto, perché sull'atteggiamento proprio con cui scendere in campo. Tra pochissimo ovviamente andremo in pausa pubblicitaria, però parliamo un po' di quanto affermato da Baroni in sede di conferenza stampa. Tiziano. Beh, lui faceva riferimento proprio all'emotività del derby, anche lui si è reso conto di come viene vissuto tutto, però... E ti ripeto, per me dalle 12.30 è una gara come un'altra, dal punto di vista che ci sarà grande impegno, ma c'era anche col Palermo, c'era anche col Varese, c'erano anche con le altre gare. Il derby è bello fino al fischio d'inizio per i giocatori, fino al fischio d'inizio dell'arbitro. Poi è una gara. Può essere bello anche dopo il fischio finale. Poi 90 minuti sono tesi sul campo, i giocatori sono concentratissimi. E è bello per il tifoso, è bello per la curva, però il giocatore pensa a quel punto solamente a giocare, non pensa più che sia un derby o se incontri un'altra squadra. Simone, nel derby lo spettacolo sugli spalti, dicevamo, lo ripetiamo ancora, è assicurato, perché ci saranno striscioni, coreografie particolari, bandiere, anche cori, sfottò e quant'altro, sempre nel limite della civiltà, si spera, no? Ma non ne ho alcun dubbio. Però poi sul campo, secondo te, sarà un derby anche un po' un momentino, almeno inizialmente, tattico, poi magari un gol potrebbe infiammare tutto? Ma sì, come dici tu, secondo me sarà una partita comunque ritmi medio-alti, ovviamente un gol all'inizio potrebbe capovolgere le sorti della partita, certo. Magari se una squadra l'ha impostata in una determinata maniera, un gol all'inizio della partita cambia totalmente. Tiziano, secondo te? Ma anche secondo me dipende come si parte, ecco, hai detto giustamente tu, come l'approccio della gara. Ormai il Lanciano lo conosciamo, no? È una squadra che deve dare un certo ritmo, deve cercare di imporre la gara, è una squadra che se gestisce non è capace perché non ha giocatori di grande esperienza, cosa che invece potrebbe anche fare il Pescara. Secondo me si partirà con un grande ritmo, perché tutte e due sono vogliose di voler vincere la partita, tutte e due hanno la consapevolezza che è importante segnare il primo gol, perché poi ti carica il pubblico, ti carica sul campo, è tutto un altro aspetto. Secondo me è fondamentale, per chi segna il primo gol, poi cambierà dopo il gol, cambierà la partita. Ma il Lanciano, io per i tifosi del Lanciano, prima i derby era più col Chieti, no? È ovvio, Chieti va spesa, oggi si gioca col Pescara, che i campionati sono diversi, ma il Lanciano nei derby, la piazza, la città, la squadra, sempre rispettato in maniera ottima. I derby il Lanciano hanno sempre, non sempre, però storicamente hanno sorriso al Lanciano, una squadra che sa che approntare il derby, e penso che anche quest'anno possa riuscire a dare una grande soddisfazione al pubblico, perché viene vissuto in una maniera molto particolare al Lanciano. Continueremo a parlare di questo dermissimo di domenica a mezzogiorno e mezza al Biondi tra Virtus Lanciano e Pescara, subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Vi aspettiamo. Allora, di nuovo in studio per gli ultimi 20 minuti di trasmissione. Giulia, ci sono diversi sms da leggere. Tanti, troppi sms. Leggiamone Alan Cianesi: va preme come le cozze.
senza commento. Questa era la pescata. Si capisce. Poi chiedono cosa ne pensate dell'arbitro del derby. L'arbitro intanto sarà un fischietto pugliese, Cervellera di Taranto. No, di Martina Franca della sezione di Taranto. Sì, lui è nato Martina Franca magari non Secondo me questo derby meritava un arbitro di un altro livello. Non dico che sia asino, attenzione, è un buon arbitro. Un'altra volta una cosa del genere. Non dico, dell'ultimo sicuramente arbitro. È un arbitro. Sì, gli hanno fatto già fare qualche derby, un po' in giro per l'Italia. Però ecco, io penso un derby così poteva avere un arbitro di un'altra caratura, di un altro livello. Secondo Simone? Per il Lanciano è andato con lo Spezia 1-1 lo scorso anno, un anno fa, come proprio hai scritto tu oggi. Se lo ricorderà sicuramente. 15 dicembre, Spezia, a distanza di un anno esatto, Lanciano torna Spezia 1-1 con al lui. Arbitro senza infamia e senza lode, dai. Simone. Sì, non ci porta. Si è parlato anche un po' di questo, non so, sì, magari sì, in società. Abbiamo constatato che non porta benissimo a Lanciano. Mm. Infatti, quest'anno l'abbiamo avuto in Coppa Italia col Benevento, dove abbiamo perso 2-0. Sì. L'anno scorso, oltre alla partita che dicevi tu con lo Spezia, l'abbiamo avuto sempre in casa contro il Verona. Anche quel rigore al 92, però forse c'era, no? L'uscita di Leali su Cacia, mi ricordo. Un solo precedente, quest'anno invece, quindi per più recente Pescara. Con il Pescara, 1-1 in casa contro l'Avellino. Quindi comunque, diciamo, è un arbitro che finora non ha fatto vincere né l'una né l'altra squadra. Quindi chissà questo segno X se uscirà oppure no. Ancora da Lanciano, vince il Lanciano, domenica Rossicino e Porchetta per tutti, a Basso Chieti, domenico da Santa Maria in Baro. Chi paga però, Tiziano? I tifosi. Chi perde? Chi vince, perché è contento, quindi è anche contento di cacciare fuori i soldi. No? Lancianese negli sms, siete dei leoni ma davanti a noi siete pecore, mi auguro un bel derby, non d'Abruzzo ma d'Italia. Ecco, questa è pure una cosa bella, no? Almeno del centro Italia, possiamo dire così, no? Ma perché poi comunque c'è il derby alle 12:30, c'è la diretta Sky, che lo possono seguire in tanti perché è un orario dove non gioca nessun'altra squadra, sarà ecco visibile. A proposito di questo, Simone, sono arrivati sicuramente richieste di accrediti a pioggia, no? Qualche difficoltà anche per tanti colleghi che magari vorrebbero venire a seguire più da vicino il derby, difficoltà per voi per il posizionamento, poi, perché la tribuna insomma è quella che è, diciamo, no? Sì, per una gara così infatti importante. Volevo dire che allora noi ovviamente non abbiamo potuto accontentare tutti, il posto cioè non c'era proprio fisicamente, perché oltre ai accrediti stagionali che noi facciamo, quelli fissi per i giornalisti, ne rimangono gli altri, sono intorno una decina più o meno. Quante richieste avete ricevuto? Richieste? Allora guarda, calcola che io un foglio intero l'ho dovuto cassare. Esatto. Ma da parte di giornalisti o osservatori? No, io parlo per i giornalisti, gli osservatori poi fanno le richieste direttamente in segreteria e so che per questa partita non sono stati accettati, erano stati già preavvisati la settimana scorsa che non sarebbero stati... Come gli accrediti agli arbitri, agli comitati. Però qualche presenza illustre c'è. Sì, c'è il CT della Nazionale di Biagio, dell'Under 21, diciamo vorrà vedere qualche tutti quei giovani che sono in campo, sono tanti giovani in campo, no? De Col stesso, 93, Viviani, autorità tutti ci saranno, sono arrivati dalle due città, guarda, sicuramente ci saranno il sindaco di Pescara, i due sindaci, A Pupillo è in curva, non possono stare sì ovviamente quello di Pescara starà in tribuna, poi penso l'amministrazione, qualcuno avrà richiesto l'accredito. Altro sms, altri sms, Giulia. Tanti. Perché si accolgono in curva solo 1200 tifosi pescaresi a fronte di una capienza di 1700 posti? Forse proprio per motivi, lo dicevamo prima, di sicurezza. È stata ridotta la capienza, già in serie B è ridotta rispetto alla Lega Pro ai dilettanti. Sì. Questa gara è stata ridotta ancora di più proprio per motivi di sicurezza. Cioè, non dipende certo dalla Virtus che vorrebbe anzi accogliere tantissimi tifosi dall'una e dall'altra parte. Sì.
Per noi è una partita come un'altra. Noi 40 anni di Serie B, pescaresi penso, di Serie B e 6 di Serie A. Voi 40 anni di dilettanti, voi capolista d'arroganza e presunzione, Nazareno forza Pescara. Non è vero, perché il Lanciano ha sempre detto di voler la partenza. Giulia è una tifosa del Lanciano, perfetto, va bene. Ma no, comunque insomma Lanciano credo proprio, arroganza non credo proprio, no, perché è stata capolista per 7 settimane, se non ricordo male, con merito, giocando un grande ottimo calcio, e meritano, anzi certo. Manca anche qualche punto questa squadra. Cari amici, manco giocassimo col Barcellona. Sappiate che il Lanciano in Serie B ci giocava negli anni 30, allora si chiamava Seconda Divisione. Battemmo anche il Palermo per 2-1 in Sicilia, quindi rispetto. Vabbè, rispetto sicuramente, ci sarà rispetto credo sul campo, ma anche deve esserci per forza di cose sugli spalti. Comunque è chiaro che Lanciano è una realtà diversa da Pescara, ma non per questo adesso che si sta facendo. Ma questo è il bello del calcio. Il bello del calcio è proprio se questo. Se al calcio no? I togli, no, queste favole. L'imprevedibilità, no? La favola. Ricordo il Castel di Sangro. A quel punto, altrimenti non avrebbe nessun senso. L'entusiasmo lo portano queste squadre, lo porta queste città che vivono una favola importante, meritata, però sicuramente che quel, poi quell'entusiasmo anche in realtà, danno. Anche in realtà, perché ormai è una realtà consolidata. Sì. Ancora messaggi. Sì. Auguro alla Virtus di arrivare primo e al Pescara di arrivare secondo e di festeggiare insieme l'Abruzzo. Mi piacerebbe che ci fosse un gemellaggio tra le tifoserie. Un saluto alla mia amica Giulia, che diventa sempre più brava. Perfetto, e noi ci allineiamo un po', perché insomma vedere addirittura due squadre abruzzesi in Serie A sarebbe davvero un sogno, ma di quelli proprio grandi, insomma. Nel calcio tutto è possibile. Un lancianese dice: il sogno non è giocare col Pescara, ma giocare con squadre blasonate che hanno fatto anni di storia in Italia. Pescara è una squadra normale. Vabbè, questa è la risposta magari a quello che diceva il tifoso del Pescara precedentemente. Ci sono altri sms? Sì. Pescare, qualche anno fa avete preso le secce, questa trasmissione si chiama QR Rosso Nero, vedetevi le vostre trasmissioni. No, però per noi invece bisogna vedere tutte le trasmissioni, anche perché adesso insomma sarà una grande festa, si spera, anche sugli spalti, perché le due tifoserie cercheranno anche di fare le coreografie più belle. Poi certo ognuno tirerà l'acqua al proprio mulino, tiferà per la propria squadra, però sempre nel rispetto. Ancora messaggi. Pescare in Serie A si fa tirite tutta l'Italia e siete a 5 punti dietro a noi. Questa è una realtà, se vogliamo, anche doppia, perché Pescara in effetti l'anno scorso, dopo un grande girone di andata, girone di ritorno, oggi fa il compleanno Paghera, perché dicono pescarese sciacquati la bocca prima di parlare del Lanciano. Facciamo gli auguri a Paghera, sei il migliore. È il compleanno fa 22 anni, 22, beato lui. Questo non lo leggo. Dai, leggi tu, magari cambia. No, vabbè, per me una parolaccia, no? No, questo per me non lo leggo. Ci puoi mettere qualche bip? Sì. Ma è bello che mamma mia, quanto è carina Giulia, mi sento di vabbè, perché lo puoi leggere? Senti, ma non c'è nessuno che scrive ancora sulla condanina di Simone. Simone è fidanzatissimo, quindi diciamolo. Sì. Caro Tiziano, poi sembra lo stadio, ce n'è uno per te, forse, attenzione. Sì. Caro Tiziano, a Trapani Mammarella ha sentito il segnaline che comunicava all'arbitro è gol. Sì, l'abbiamo detto. Per questo motivo ha insistito nella sua protesta, per cui la Virtus ha subito il danno oltre la beffa. Giami. È vero che ha subito il danno oltre la beffa. Certo. Abbiamo parlato ampiamente la settimana sulla scorsa. Sulla collanina di Tiziano non c'è nessuno che scrive, non c'è l'hai cambiato. Pescare Nindi la ditte Niciune, che è meglio un giorno da leoni che 100 da pecora. Questa è pure una risposta nel dialetto, eppure sei abruzzese, da dove arrivi? Mica arrivi da Bolzano. Ha difficoltà anche nel vedere sul telefono, ma come mai? Scusa, è l'iPhone allarga un po'. Devo mettere gli occhiali, devo fare la visita oculistica a Lanciano, però no. Ha difficoltà veramente col dialetto. Allora, caro pescarese, il Lanciano non retrocede da anni luce, mentre voi puntini. Beh, questo è vero. Ormai questa mi piace, e Paghera vi purgherà.
Vabbè, questo in stile, insomma. D'accordo, prima di leggere altri SMS. Stop, no, finiti. Sono finiti? Ok. Per adesso sì. Per adesso sì. Comunque invitiamo ancora i telespettatori a scrivere altri SMS. Alcuni sono davvero molto simpatici. Qualcuno anche, se vuole telefonare, magari fare una domanda a Tiziano oppure a Simone. Simone, tornando a qualche informazione di servizio per domenica. L'apertura dei cancelli, per esempio, per far defluire in una maniera anche ordinata i numerosi tifosi che arriveranno. Sì, sì, l'apertura dei cancelli. Quando? Sarà, guarda, partita a mezzogiorno e mezzo, io credo un'ora, che già sì, generalmente, sì, generalmente un'ora, prima, forse faranno prima, anche qualcosa in più. Un'ora e mezza, se non è alle 11 già apriranno. Sì, questa sì, cosa. Sì, sì. Poi ovviamente vabbè, i tifosi ospiti hanno il loro percorso. Canale, percorso, sì. Che li porteranno alla curva nord. Sì. Esatto, esatto. Perfetto, altri SMS? Sì. Si può leggere? Sì, 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 sì. Stiamo leggendo tutti a beneficio dei telespettatori. Sì, sì, sì. Pescarello, ricordi quando i romanisti sono venuti nel tuo villaggio e ti hanno chiesto oh, dove sta il campetto? E voi avete copiato? Poi? Ridicoli, Giulia, prima di noi, viene a trovarci a Lanciano. E come no? Giulia, non l'avete visto? Ogni tanto viene a prendere il caffè a Lanciano. Non è vero? Come non ci sei stata? Non ti è stata allo stadio, ma a Lanciano ci sei stata. No. Però è una cosa grave, Giulia. Allora, non hai visto una partita allo stadio di Lanciano quest'anno? Neanche uno. No, là, la colpa è di Simone. Di Simone che non l'ha invita. Vabbè, prossimamente. Vabbè. Adesso... rimediamo. Adesso è off limits. Domenica, non è possibile. La prossima gara in casa, ricordo, il 26. Sì, sì, col, sì, Carpi. Col Carpi. Sì, sì. Ricordo a chi sta chiamando il numero 320, che quello è il numero degli SMS e non delle chiamate. Quindi perché mi stanno solo chiamando per SMS. Sì, un altro SMS: Lancianese, informati sulla sconfitta più dura della Juve per 5 Juve per 5 non lo capisco. Pintura per 5 Juve 1. Ah, Pescara 5 Juve 1. Pescara 5 Juventus, sì. 1. Ebbè, sì, in effetti ci fu quel famosissimo 5-1 rifilato dal Pescara, ormai anche in quel caso retrocesso, proprio alla Juventus. E ricordo, se non ricordo male, all'epoca c'era addirittura c'era il presidente Agnelli, ovviamente, inflisse una pesante multa a tutti i giocatori della Juventus dopo quella debacle. Adesso è un'altra storia, il derby non c'entra niente la Juve. Allora, un attimo perché abbiamo una telefonata in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io sono il super tifoso del Lanciano. Prego. Pasquale il Netturbino, perfetto. Bravissimo, bravissimo. Grazie di aver chiamato intanto. Un saluto a voi tutte dalla trasmissione. Grazie. Volevo dire solo una cosa. Speriamo che domenica sarà una festa di sport. Perché questa partita, questo derby lo stanno caricando troppo. Questo deve essere uno spettacolo. Perfetto. Che vinca il migliore e un saluto a tutti, sia a Pescarelli che sia a Lanciano. Oh, grazie. Grazie a tutti. Grazie di cuore di questa telefonata, è stata proprio illuminante, no? Siamo quasi in chiusura, mancano 8 minuti, vabbè, 7 minuti. Grande tifoso, conosciuto grande in tutta Italia, segue il Lanciano dai campi uomo della sensibile. Serie C, dai campi grande della Serie sensibilità C. Da parte di Pasquale. Ma lo conoscono, poi tutti no? In Italia conoscono col suo sombrero. Sì. È la banana, chi non lo conosce Pasquale? Scrivo segue ancora. Anche molte trasferte, sì, quasi sempre. Tutte le trasferte. A Trapani è venuto, a Castellammare me lo ricordo, che era tra i pochi, visto che era la partita di sera. Irriducibile, sì, inossidabile. Sì, sì, lui viene sempre, sì. Altri SMS, Giulia? Ci sono? Sì. E allora? Lancianese, sei come un chietino e vi inginocchiate per il gemellaggio. Siete due gatti a tifare, grande Tiziano. Grande Tiziano, questo è uno che insomma... Tiziano, ti vogliamo con la collana rossonera, Giulia una di noi. Regalatela. Ecco, regalatela. Metto, non ce l'ho. Pescarese, vivi solo di passato, fai solo ridere, rosicone presuntuoso. Ti posso baciare i piedi, non so a chi si riferisce. Se noi non abbiamo il blasone, voi non avete il miracolo eucaristico. Saluti. E vabbè, noi salutiamo e ringraziamo tutti questi tifosi, sia di Lanciano soprattutto naturalmente, ma anche quelli pescaresi che hanno scritto questi SMS. Per alimentare in questi ultimi minuti la discussione, c'è l'agenzia Eurobet, che tra l'altro, come sapete meglio di me, da quest'anno è lo sponsor, sì, di tutto il campionato, che da queste quote, per quel che riguarda almeno a oggi, poi magari possono subire delle piccole variazioni. Allora, la vittoria del Lanciano è data a 2,70.
il pareggio a 3,20, la vittoria del Pescara a 2,60. Un commento. Ma parte che io non so neanche giocare, non ho mai giocato a manco la schedina, quindi di queste cose non me ne intendo. Quindi, però vuol dire che c'è un grande equilibrio. Grande equilibrio, proprio da 1 x 2. Il segno X è quello secondo meno probabile, 3-2. È proprio da un grande 1-2? Equilibrio. Potrebbe essere da 1-2. Potrebbe essere proprio così. Però secondo me il Lanciano in casa ha qualcosa in più e può vincere questa Simone, vita. Su queste quote? Ma queste quote sì, sono grande equilibrio, tra l'altro mi sa che sono cambiate perché le ho lette ieri e noi eravamo leggermente avvantaggiati, ora siamo scesi un po'. Comunque sì, è la classica partita da 1x2 del vecchio Totocalcio, ci sta. Perfetto, altri sms? Sì, Langiane, ma non ti pare che si alza troppo la crescita, la vostra presunzione vi riporterà dritto dove meritate, serie D. Vabbè, ma questo non si augura a nessuno, una retrocessione, perché insomma l'Abruzzo ha bisogno di questo patrimonio della Serie B. No, ma che poi trascina un po' dietro anche tutti gli altri, cioè due squadre che fanno un campionato così importante, anzi se arriva anche là, non è che le altre categorie muoiono, le altre categorie vengono anche spinte ad investire ancora nel calcio, a portare nuovo entusiasmo, soprattutto quando una squadra nuova come il Lanciano arriva a questi livelli, fa bene al calcio, tutto, al calcio regionale, al calcio nazionale, non solo quello frentano. Sì, ci sono altri messaggi? Gli scontri accadranno per colpa dei sambitesi che si spacciano per pescaresi, che pagliacci. Beh, questo è un po' fuori luogo, questo sms, speriamo che non sia così innanzitutto, perché scontri magari verbali sì, però fisici no, perché insomma non, se il Lanciano non ne vale la pena. Non ha il blasone, no, se il Pescara non ha il blasone, il Lanciano ce l'ha, a pasce le pecore. Questa è una cosa così. Ma secondo voi come fa un contadino a battere un marinaio? Forza Pescara. Allora, di fronte comunque contadini, ci sono... non mi tocca di contadini, no, però io e nemmeno a me. Io sono figlio di contadini e quando posso magari aver tempo per fare il contadino, che è una categoria, la categoria che rispetto di più. Prima Pesciarello, siete pronti ad esibire un altro striscione in curva ospiti contro Valentina Maio? Degno della vostra cultura, Giulia è una di noi, perché prima mi hanno scritto che hanno esibito uno striscione contro Valentina. Io adesso sì, c'è stato nell'ultimo derby, che non ho letto neanche perché sì, c'è stato nell'ultimo derby in Serie C1, c'è stato, era un c'è po' così. Sì, sì. Vabbè, speriamo insomma che non accada questa cosa antipatica. Di fronte queste due squadre, no, difesa la più solida del campionato, 12 gol incassati contro un attacco che mi pare che sia il secondo del campionato, quello del Pescara, 28 reti realizzate, insomma anche qui ci sono le caratteristiche motive della gara. Secondo me queste due squadre. Qui si gioca la gara. C'ha una grande difesa, anche se manca Mammarella che è importante, contro un attacco dei più importanti della categoria, indubbiamente, proprio tra la difesa del Lanciano e l'attacco del Pescara, che poi si deciderà. Attenzione, Tiziano, un attimo di congelo la risposta a Simone, perché abbiamo un altro telespettatore in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Sebastiano da Lanciano. Sebastiano, dica. Giulia, questa volta volevo dire, speriamo che giochiamo 11 contro 11, sì, e non 14 contro 11, che ci venga dato un arbitro che vi sia diciamo. Perfetto, grazie signor Sebastiano, continui a seguirci, ma soprattutto continui a seguire la Virtus Lanciano. Abbiamo già detto qualcosa sull'arbitro Tiziano, no? Beh, come dicevo prima, io mi aspettavo qualcosa di meglio, ecco, un buon arbitro, ma non è l'arbitro Angelo che meritava Cervellera questo della sezione derby di Taranto. Sì. Devo una risposta, anzi lui ci deve una risposta, Simone, sul ma fatto sì, in zona di prima. Sì, sono due squadre comunque secondo me diverse. Noi in casa tendiamo più a tenere la palla, cercare di ragionare di più sull'azione, loro ovviamente hanno quell'attacco fortissimo che sicuramente nelle ripartenze, nelle loro ripartenze ci darà fastidio, però
Non li rispettiamo, ma non abbiamo paura. Poi con Amente e Troest, certo, non si allora, passa. Ecco. Siamo ormai quasi in dirittura d'arrivo per quel che riguarda la trasmissione. A lei c'è questa sera. Ancora sì. Dei messaggi. Sì, gliela dai un minuto. Allora, no, giù. No, volevo far leggere prima il prossimo turno. Così almeno diamo questa informazione. Perché insomma è sempre importante, no? Anche perché c'è un anticipo importante già da domani. Ok, vediamo il prossimo turno. Possiamo vederlo, eccolo 18ª qui. Giornata, Regina Siena, Bari Carpi, Empoli Cesena, Juve Stabia Novara, Latina Crotone, Modena Brescia, Padova Ternana, Palermo Cittadella, Trapani Avellino, Varese Spezia, Lanciano Pescara. E quindi Regina Siena sarà proprio l'anticipo di domani sera, mentre Lanciano Pescara, come già ampiamente detto, sarà il posticipo di domenica mezzogiorno e mezza. Le altre partite del 18º turno, tutte sabato. Ci sono SMS? Sì, questo è un SMS forse per noi, Mettiziano. A Giulia, forza Pescara e forza Giuliano Teatino. E poi dicono: ma se avete segnato con le mani l'ultima volta, state pure a parlare, Lancianesi, come la giri, giri sempre Chietino sei. Questo è riferimento al tocco di mano nel gol di Turchi che nel prima. Derby. No, contro il Palermo. Era difficile. Però insomma, a parte che era difficile, poi lo stesso Turchi, però a dire la verità, nel dopo gara ha ammesso di aver toccato involontariamente. Gli è scivolato. Gli è scivolato perché prima ha preso la coscia e poi la palla è schizzata. È giustamente, insomma. Giusto. Insomma, anche perché annullare quel gol sarebbe venuto giù il Biondi, no? Leggo l'ultimo SMS che siamo in chiusura. Ti lamenti che al mio campetto danno soltanto 1300 posti per gli ospiti, al tuo Bernabeu sono 900, meglio stare zitti a volte. Comunque, visto che non trovi nessuno, va bene. Langiani su tappis, ya Christ, avrà quando è buono il tavaglione. Ma tu devi imparare il lancianese, non parla lancianese. Ma lo potevo dire, ma non sai il dialetto. No, l'ultimo, dai, l'ultimo. L'ultimo. Ah, questo è sempre uno che tira i piedi alla nostra squadra. Ah. Forza Vacrina, di fatta fra. Vabbè, allora, abbiamo concluso tantissimi seconda categoria. Vi ringraziamo di questi SMS. Allora, Simone, come vogliamo chiudere questa trasmissione? Grazie intanto di essere intervenuto. No, grazie a voi dell'invito. Come chiudiamo? Aspettiamo con ansia domenica. Personalmente non vedo l'ora che arrivi domenica, perché questa settimana è stata così veramente... Sì, ma non solo anche io, anche i ragazzi della sede. Cioè, ci sono tutto lo staff. Sì, tutto lo staff. E che dire, vinca il migliore, non dico chi, però... Possiamo immaginarlo. Esatto. Tiziano. Ma il Lanciano secondo me non deve pensare i giocatori, il tifo, l'attesa, lasciamoli ai tifosi. Pensano i tifosi, lo stanno vivendo in maniera eccezionale, con il grande entusiasmo, con l'entusiasmo giusto. I giocatori, il Lanciano deve affrontare questa gara come un'altra partita normale, che il Lanciano è una squadra che non ha tanto da perdere, deve giocare, deve cercare di imporre il proprio gioco, deve andare col ritmo, soprattutto che è una squadra che quando riesce ad imporre il proprio ritmo sono guai per tutti, deve cercare di stare tranquilli, di non pensare che un derby e che l'avversario si chiami Pescara, ma che sia il Cittadella o il Carpi o un'altra squadra, deve ripetere l'inizio di domenica, l'inizio non solo Coppa, ma tutte quelle gare dove il Lanciano, con la spensieratezza, con tanti giovani che ha a disposizione, può sicuramente ottenere un grande risultato, perché ha le capacità per farlo. Grazie a Tiziano Coccia, a Simone Serrano, a Giulia Firmani, grazie in regia a Roberto Cherchi, ma soprattutto grazie a voi telespettatori che avete scritto tantissimi SMS, anche a chi ha telefonato e anche al collega di redazione Massimo Profeta per il suo contributo con il servizio. Chiudo dicendo che domenica, insomma, quale che sia il risultato, dovrà essere sicuramente, ma sicuramente lo sarà, un gran e bel derby. A risentirci e buona serata.